Nel mondo videoludico esistono tanti esempi di titoli molto validi che, per un motivo o per un altro, non hanno mai riscontrato il successo commerciale e goduto della popolarità che avrebbero meritato. Uno di questi è sicuramente Game Ground, titolo sviluppato da Sega e rilasciato nelle sale giochi di tutto il mondo nel 1988. A distanza di pochi anni, il gioco fu pubblicato per le console casalinghe del tempo di casa Sega e per una piattaforma sfortunatamente mai rilasciata in Italia, il TurboGrafx-16 CD. La versione di Game Ground di cui voglio parlarvi oggi è, come annunciato nel titolo, il port per Mega Drive. Cos'è Game Ground? Inquadrare questo titolo in uno qualsiasi degli innumerevoli generi videoludici esistenti è un'impresa ardua, per non dire impossibile. Game Ground, infatti, è un titolo assolutamente unico, che combina sapientemente le meccaniche di diverse tipologie di giochi. Ma cerchiamo di fare un po' di chiarezza, a partire dalla trama del titolo. Il Game Ground è un supercomputer, costruito nel 24° secolo, in grado di trasportare le persone in simulazioni di epoche differenti. Senza alcun preavviso, un giorno la macchina va fuori controllo e finisce per trattenere ostaggi all'interno delle epoche simulate. Il giocatore si trova al comando di un manipolo di guerrieri, inizialmente tre, incaricati di recuperare i dispersi. Game Ground è composto da 50 stage equamente divisi tra 5 epoche diverse, ciascuno costituito da una singola schermata. Il giocatore deve scegliere uno dei guerrieri a propria disposizione per completare, entro 200 secondi, il livello in uno dei due modi disponibili. Il primo metodo, quello maggiormente auspicabile, consiste nell'eliminazione di tutti i nemici presenti nello stage. L'altro, meno ortodosso, consiste nel portare tutti i propri personaggi, uno dopo l'altro, nell'area della schermata di gioco contrassegnata dalla scritta Exit. Nella maggior parte degli stage incontreremo gli ostaggi che siamo incaricati di recuperare. Sebbene non sia obbligatorio, salvarli è estremamente importante per procedere nel gioco, poiché essi, una volta liberati, si aggregheranno al nostro manipolo di soldati, aumentando le nostre probabilità di sopravvivenza. L'unico modo di liberare un ostaggio e farlo unire al gruppo è quello di condurlo all'uscita del round prima di completare il livello. Questo significa che se elimineremo tutti i nemici senza aver portato via il prigioniero, quest'ultimo non sarà stato tratto in salvo. I nostri guerrieri potranno accompagnare all'uscita dello stage solo un ostaggio per volta e ne provocheranno la morte qualora dovessero essere colpiti durante l'operazione di scorta. Tuttavia, nel caso in cui ciò dovesse accadere, il nostro soldato non morirà insieme al prigioniero, bensì prenderà il suo posto come ostaggio del supercomputer e potrà essere liberato dal compagno successivo. Adesso che avete un po' più chiare le meccaniche del gioco, potete finalmente capire da soli perché Game Ground non possa essere considerato un esponente di un singolo genere videoludico. Sebbene una prima occhiata possa farcelo etichettare come uno shooter con visuale dall'alto, nel proprio gameplay il titolo mostra consistenti elementi tipici di strategici e puzzle. Ciò conferisce a Game Ground non solo una notevole originalità, ma anche una profondità introvabile in un qualsiasi esponente del genere shooter. Per tutto il tempo, infatti, sotto la costante pressione del timer, dovremo cercare di stabilire, attraverso rapidi ragionamenti, quale sia il percorso più conveniente e sicuro da seguire per il completamento del livello. Questo significa anche che spesso ci troveremo a dover decidere se valga la pena di recuperare un ostaggio, oppure se sia più saggio evitare il rischio di perdere uno o più uomini nel tentativo di liberarlo. Ma l'elemento tattico che più di tutti decreterà il successo o il fallimento della missione del giocatore è la scelta del guerriero da impiegare in base alle circostanze. Perché come avete potuto vedere dalle immagini, i combattenti di Game Ground presentano caratteristiche molto differenti fra loro. Le classi di guerrieri del gioco, anche se alcune sono simili tra loro, sono ben 20 e ciascuno possiede due attacchi. Uno utilizzabile con i tasti A e C del controller del Mega Drive e l'altro con il tasto B. Avremo a disposizione classi di arcieri, di pistoleri e mitraglieri, di maghi, di tiratori di lance, classi munite di lanciamissili e addirittura ben due classi di lanciatrici di boomerang. Ciascuna situazione potrà essere affrontata molto più agevolmente con la scelta della classe più adatta. Ad esempio,
Arcieri, tiratori di lance e uno dei soldati con lanciamissili sono gli unici a poter eliminare i nemici posti su piattaforme sopraelevate, che potranno attaccarci indisturbati qualora non dovessimo scegliere un guerriero in grado di raggiungerli. Le classi magiche, che infliggono maggiori danni, sono particolarmente adatte contro nemici che richiedono molti colpi per essere sconfitti, come nel caso dei boss. Ci saranno invece stage in cui masse di nemici si fionderanno immediatamente su di noi senza lasciarci il tempo di ragionare. La soluzione ideale per cavarsela in tali situazioni sarà rappresentata dalla scelta di classi rapide nei movimenti e negli attacchi, come i mitraglieri. Le lanciatrici di boomerang saranno particolarmente utili per colpire nemici protetti da pareti e altre barriere, grazie alla traiettoria curva della loro arma. Ed infine, i guerrieri pesanti dotati di lanciamissili, molto lenti negli spostamenti, sono straordinariamente efficaci negli stage in cui i nemici rimangono a distanza. Se sceglieremo un guerriero inadatto al contesto o non ne avremo disponibili di adeguati, ci troveremo in serie difficoltà. Nei casi peggiori, cadremo vittime di un effetto domino in cui perderemo personaggio dopo personaggio, oppure saremo costretti a completare il livello portando ciascuno dei nostri personaggi all'uscita. Chi non ce la farà a passare entro i 200 secondi a disposizione andrà incontro al proprio destino. Tutto ciò ovviamente non significa che il giocatore non possa sviluppare una predilezione per una classe in particolare. Il mio preferito, ad esempio, è l'arciere vichingo Webad. Rapido, con un raggio d'attacco abbastanza elevato e l'abilità di colpire nemici in posizioni sopraelevate, è più versatile dell'altro arciere, Marty, perché è in grado di lanciare frecce in cielo verso tutte le direzioni anziché solo in avanti. Dunque, scegliete il personaggio che più vi aggrada, ma non illudetevi sul fatto che potrete fare affidamento unicamente su di lui in ogni tipo di situazione. Detto ciò, vi mostro un tipico esempio di strategia che è opportuno attuare per rendersi più agevole il cammino prendendo nel gioco. Come vedete, in questo livello la maggior parte dei nemici è riparata in cima ad edifici, pertanto innanzitutto sarà essenziale la scelta di un guerriero in grado di colpirli lassù, come Webad. In alto a sinistra nella schermata potete osservare, in mezzo a un gruppo di soldati, uno degli ostaggi da liberare. Come ho già spiegato prima, se uccideremo tutti gli avversari prima di condurlo alla scritta Exit, egli non verrà salvato. La strategia più elegante ed efficace in una situazione del genere consiste nel lasciare vivo solo un nemico, in una posizione che ci permetta di liberare l'ostaggio senza rischiare di essere colpiti. Una volta che avremo accompagnato il prigioniero all'uscita, dovremo solo scegliere un personaggio in grado di eliminare l'ultimo nemico rimasto ed il gioco sarà fatto. Non lasciatevi ingannare da tutti i miei discorsi sulla componente strategica del titolo in questione. Game Ground è un gioco che richiede grande abilità anche sul piano dell'azione. Buoni riflessi saranno essenziali per evitare di perdere i vostri personaggi, anche quando avrete già acquisito familiarità con la disposizione ed il comportamento dei nemici nei vari stage. Il grado di difficoltà è elevato, ma, ad eccezione del boss finale, non eccessivo. Ciò aumenta considerevolmente la longevità del gioco, che può essere completato in meno di un'ora, ma costringerà anche un giocatore molto abile a diversi tentativi prima di giungere ai titoli di coda. Altro elemento che aggiunge longevità al gioco è la possibilità di ripercorrere l'avventura attuando strategie e scelte di personaggi differenti rispetto alla volta precedente. Quando ci si abitua alle sue meccaniche, giocare a Game Ground diventa un'esperienza estremamente appagante, che può essere resa ancora più godibile solamente in un modo: giocare al fianco di un amico. Infatti, Game Ground presenta una eccellente modalità cooperativa a due giocatori, che renderà molto più facile arrivare fino alla fine. Perché, sebbene entri in gioco lo svantaggio di doversi dividere gli ostaggi liberati e dunque i guerrieri disponibili, in due si può disporre di una doppia potenza di fuoco contro i nemici e di maggior tempo per portare i propri personaggi all'uscita. Ma soprattutto aumentano le possibilità che almeno uno dei due giocatori scelga un guerriero particolarmente efficace per affrontare lo stage in corso. Dal punto di vista sonoro, Game Ground presenta appena 7 brani, uno per ciascuna delle 5 epoche che fanno da ambientazione al gioco, uno riprodotto al completamento di ogni round ed infine uno per i titoli di coda. Ma nonostante la scarsa estensione, il comparto sonoro di Game Ground è uno dei più memorabili e carismatici dell'intera libreria di titoli per Sega Mega Drive.
I temi musicali del gioco, infatti, si adattano perfettamente al contesto di ogni epoca e a quanto avviene sullo schermo. Su tutti spiccano i brani della prima e della quarta epoca, ossia l'era primitiva e l'età moderna, che dopo pochi minuti di gameplay vi entreranno nella testa e non ne usciranno più per giorni. Gli effetti sonori sono invece nella media, esattamente quelli che ci si aspetterebbe da un titolo per Mega Drive. Nonostante finora io ne abbia tessuto lodi sperticate, Game Ground non è affatto un gioco privo di difetti. Innanzitutto, in più occasioni avrete la sensazione che il gioco stia barando, perché spesso nuovi nemici e nuovi ostacoli appariranno dal nulla, in maniera del tutto imprevedibile per chi affronta un determinato stage per la prima volta, magari provocando l'ingiusta di partita del vostro personaggio preferito. Ve la dovrete vedere con draghi che emergono dall'acqua, nemici che avanzano in blocco e senza preavviso verso di voi circondandovi, soldati che appaiono nella schermata di gioco in un secondo momento, laser che spuntano dalle pareti appena vi avvicinate, dispositivi che emettono proiettili quando vengono colpiti e tanti altri ostacoli che vi coglieranno sicuramente impreparati la prima volta che li affronterete. Fortunatamente, la sensazione di ingiustizia si affievolirà e svanirà del tutto una volta che avrete memorizzato la natura e l'ubicazione di questi pericoli. La conoscenza degli stage vi permetterà di spingervi sempre più in prossimità della fine del gioco ad ogni nuovo tentativo, rimpiazzando la frustrazione iniziale con un notevole senso di appagamento. Un altro piccolo problema relativo al gameplay di Game Ground riguarda la hit detection, ossia la capacità del gioco di stabilire correttamente se un colpo sferrato è andato a segno oppure a vuoto. A volte avvertirete la sensazione di aver mirato adeguatamente verso il nemico per poi scoprire che il vostro colpo non è stato conteggiato. Anche sotto questo aspetto, fortunatamente, un po' di pratica vi permette di abituarvi e di imparare da che distanza e angolazione è meglio colpire per non mancare il bersaglio. I difetti nel gameplay di Game Ground non sono nemmeno lontanamente tanto gravi da rovinare l'intera esperienza di gioco. Ma allora perché questo titolo non ha riscontrato successo ed è praticamente sconosciuto al di fuori della comunità di appassionati di retro gaming? I motivi, a mio parere, sono essenzialmente due. Innanzitutto, Game Ground non presenta alcun appeal dal punto di vista grafico, esibendo un comparto visivo notevolmente al di sotto delle potenzialità del Mega Drive. Il grande pubblico, già a partire dalla versione originale per cabinato, si è sentito scoraggiato ad approcciarsi ad un titolo dal look così spartano e con colori di personaggi e ambientazioni tanto scialbi e tetri. In secondo luogo, la timida accoglienza ricevuta da Game Ground nel periodo del suo rilascio è da imputare proprio alla natura ibrida del suo gameplay, la cui innovatività non fu colta e compresa dal pubblico e da alcuni critici dell'epoca. Chi cercava in Game Ground uno shooter in cui far piazza pulita dei nemici con un approccio alla Rambo, rimaneva inevitabilmente deluso. Il gioco infatti richiede pratica, richiede l'acquisizione delle conoscenze di base delle meccaniche del gameplay prima di diventare davvero godibile. Tale profondità scoraggiò e scoraggia tuttora chi preferisce videogiochi dall'approccio più immediato. In definitiva, Game Ground è un titolo unico, uno dei migliori disponibili per Mega Drive. Ma non è per tutti. Se non siete giocatori pazienti e o non siete amanti di un approccio cauto e riflessivo, state alla larga da un gioco tanto impegnativo. Ma se amate la profondità del gameplay e la sfida, Game Ground non vi deluderà. Vi regalerà diverse ore di puro divertimento ed enormi soddisfazioni. Per concludere, supponiamo che la mia recensione sia riuscita a suscitare in voi il desiderio di provare il titolo in questione. Come potete procurarvelo? Bene, avete diverse possibilità a vostra disposizione. Opzione numero 1. Acquistare una copia originale per Sega Mega Drive o per Sega Master System, che come unica differenza consistente rispetto alla versione a 16 bit, presenta la sostituzione dell'era moderna con una Final Era inedita. Il prezzo delle due versioni su eBay è variabile tra i 12 e i 40 euro. Opzione numero 2. Comprare una delle raccolte di vecchi giochi Sega per una console relativamente moderna. Queste collection presentano una versione remaster del gioco per Mega Drive,
con grafica e audio lievemente ritoccati. Potete scegliere di procurarvi la Sega Mega Drive Collection uscita per PS2 e PSP nel 2007, oppure la Sega Mega Drive Ultimate Collection pubblicata per PS3 e Xbox 360 nel 2009. Entrambe le raccolte si trovano attualmente a prezzi compresi tra 20 e 40 euro e rispetto ad una copia originale di Game Ground presentano il vantaggio di permettervi di giocare ad altri 30-40 classici della casa madre di Sonic. Opzione numero 3. Acquistare il Sega Mega Drive Mini, che tra gli 85 giochi inclusi nella memoria della console include proprio Game Ground. Infine, la quarta opzione è quella che vi suggerisco qualora siate interessati esclusivamente a Game Ground e non ad una raccolta. La versione Mega Drive del titolo è attualmente disponibile su Steam all'irrisoria cifra di 2,50€. Spero che abbiate trovato interessante questa recensione e che seguirete il mio consiglio di riscoprire questo splendido titolo. Arrivederci e buon retro gaming a tutti!